Anche ad Imola, finalmente una giornata sotto il sole, si ripete il motivo già conosciuto. La lotta è aperta e ricca di sorprese. Si ferma prima Boscherini, che accusa Noie alla sua malanca, poi a cadere questa volta è Anderson che riparte, ma ormai senza più alcuna possibilità di contrastare Angel Nieto. Terzo, un sorprendente Bianchi. Dall'Olanda in Belgio a Francorchamps. Nieto ha una gran voglia di tornare a vincere, deve sempre però fare i conti con i soliti avversari che non mollano. Comunque con furbizia lo spagnolo riesce a tagliare per primo il traguardo.